E adesso vi saluto lasciandovi alla nostra rubrica di arte e cultura a cura di Isabella Cedro, quest'oggi alla scoperta di Vincenzo Mastro Pirro tra musica e poesia. Grazie per essere stati con noi, a più tardi. Vincenzo Mastro Pirro è musicista, compositore, poeta e didatta, diplomato in flauto traverso presso il Conservatorio di Bari e in musicologia e pedagogia musicale alla Scuola Superiore di Fermo. Nell'89 forma il trio Mauro Giuliani, flauto, clarinetto e chitarra, con un repertorio che spazia dal classico al contemporaneo all'improvvisazione. Dal 93 è primo flauto della banda di Ruvo, con cui ha suonato per il Talos Festival e in prestigiose sale concertistiche, Filarmonica di Berlino, la Villette di Parigi, la Queen Elizabeth Hall di Londra. Un progetto unico per le sonorità mediterranee e le tradizionali marce funebri della Settimana Santa. Nel 97 forma il Mastro Pirro Hermitage Ensemble, formazione che propone nuovi progetti compositivi in collaborazione con i poeti Alda Merini, Vittorino Curci e Anna Maria Farabbi, componendo musiche su loro liriche. Il debutto del Festival Time Zones 97 diventa un CD in cui Alda Merini recita alcune sue liriche. Scrive le musiche per il testo della poetessa Anna Maria Farabbi, La bambina cieca e la rosa sonora, e su poesie di Vittorino Curci compone Songs, un lavoro in chiave jazzistica. Ha inciso oltre 20 CD. Come poeta dialettale ha pubblicato 4 raccolte e gli è stato conferito il premio letterario Paolo Bertolani 2015, un premio storico e di grande prestigio. Come didatta vince il primo premio al concorso nazionale Jacopone da Todi con il suo brano Astor Tango e nel 2014 gli viene conferito il premio Nigri per essersi distinto in campo musicale, artistico e didattico. Tra musica colta e poesia dialettale, qual è il punto d'incontro? Spazio tra quello che può essere la musica colta, in quanto la mia formazione è classica, però quello che io faccio è quello di non mettere steccati a nessun tipo di musica. Non mi piace parlare di generi musicali, quindi amo moltissimo la musica classica, la musica jazz, pop e rock. Naturalmente quella che piace a me è quella che mi ha formato durante tutta la mia vita. Così anche è per la poesia. La poesia che è una vecchia passione. 20 anni fa ho conosciuto Alda Merini ed è stato il primo esperimento, tra l'altro ben riuscito, almeno la critica così ne ha parlato. E poi l'incontro con Vittorino Curci, con Anna Maria Farabi. E poi da lì è successo che è nata anche la mia scrittura, ecco, una decina, 10-12 anni fa, una scrittura che nasce in italiano, ma che però si rafforza con la mia lingua, quello che dico io, la lingua di mia madre, cioè quella del dialetto di Ruvo di Puglia, e che mi ha portato a una notorietà nazionale nell'ambito della critica letteraria nazionale, fino ad avere anche un riconoscimento importantissimo l'anno scorso come l'Ericipea, il premio L'Ericipea assegnato all'opera, insomma, dell'autore. Questa è stata una grandissima emozione. Quindi il tutto è proprio, nasce dalla voglia di fare delle cose, dalla voglia di esprimersi sia in musica che anche con la parola. E come tutte le cose nascono, per quanto mi riguarda, di pancia, insomma, istintivamente, per poi affinarsi con la tecnica e con lo studio, sia nell'ambito musicale che nell'ambito letterario.